Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video vlog bar di Chiariccio. Come state? Spero bene. Io discretamente bene, a parte che qualcuno mi ha appena insultato qua, ma non importa, non dico neanche chi perché non voglio dare visibilità e non importa. E comunque niente, questo è un video che parlo un po' con voi e anche per sfogarmi un po' con voi. Guardi del niente, però vabbè. Allora, che dire, in questi giorni vorrei fare una cagliettoretto with me. In questi giorni, o oggi o stasera o domani, credo più domani, perché oggi ne ho pure troppi di video che vorrei registrare, ma temo che non riuscirò a registrare anche quelli che voglio registrare. Che dirvi, io volevo registrare quel video lì sulla skincare, ma alla fine credo di non farcela. Registrerò un altro momento quel video della skincare, delle mie opinioni su delle cose, delle brand che ho visto in circolazione. E, sono brand che ne ho sentito parlare parecchie volte. Di cosa sto parlando? Di Yepoda. Yepoda mi piace, ma non ho avuto modo ancora di parlare, di provarla. Però mi piacerebbe provarla, ma al momento mi fido solo di prodotti che mi piacciono a me, cioè come L'Oreal e altri tipi di marchi. Niente ragazze, era solo perché volevo parlarvi un po' dei prodotti che mi piacciono di più a me e che adoro testare, perché non testo tanti prodotti, tipo questo qui di Advanced Genifique. Sì, lo so, mi sto facendo in testa tanta così, ma però prima o poi lo proverò. Sì, lo so, mi vedete le unghie sbeccate, ma adesso tra poco me li faccio, tra poco, se si intende per dire tra qualche minuto. Dopo questo video me li vedrete fatte, se me li vedrete fatte, non è detto. Perché voi direte, come fai make up però hai le unghie sbeccate, che razza di youtuber sei? Lo so, mi lascio un po' andare, ma sinceramente non vedo perché mi devo, beh, niente, non voglio aizzare altre polemiche, ma vabbè, dettagli, niente. E tra l'altro anche un altro prodotto da farvi vedere, questo qua che ancora non ho avuto modo di provare, e serve Goovy, questo prodotto qua, che non so manco io se lo voglio provare o meno, perché ho già provato sul dorso della mano. Oddio, mi stava cadendo, aiuto. No, scherzo, non mi cade, però ci devo stare attenta. Ed è questo qua della Goovy di Michel Hunziker, che non so manco io come cavolo fare a prenderlo. Aspettate, l'ho già. Ah, ma è un prodotto naturale questo. Non lo ho proprio, però appena posso lo metterò in uso. Voglio sapere, ecco qua, siera l'acido ialuronico idrata e riduce le rughe. Ma io come ne... vabbè. No, stavo dicendo, come le faccio di un prodotto che riduce le rughe? Io rughe ne avevo un po', che ho quasi per niente, ho 35 anni, ma va bene. Male non fa a utilizzare questa. Per tre pesi, come c'è scritto? Scusate, lo guardo. Acido ialuronico aiuta per tre pesi molecolari. Sarà così, può darsi. E niente, allora, questo modo lo uso applicare con alcune gocce sul viso e collo. Ma no, solo sul viso direi, perché sul collo non... Guardate qualcosa c'ho. Non ho idea di cosa siano queste, ma secondo me le dovrei controllare. Boh, non ho idea di cosa siano questi. Se sono funghi o altro. Boh, non voglio allarmare, perché non so cosa siano questi gocce che ho qua. Queste gocce, queste cose che ho qui.
Comunque niente. E niente, ragazzi, questo era tutto. Tutto per modo di dire che questi sono tutti i prodotti che ancora non ho utilizzato. Chissà quando cacchio li utilizzerò. Vabbè. Allora, qua c'è altro? No, non c'è altro. Ok. Questo lo metterò in uso prima o poi se ci riesco, perché c'è una paura, voglio utilizzarlo, come questo qua che ho da prima, e che mi è stato omaggiato da Douglas, o Douglas che Dio si voglia, Douglas penso che si dica, questo Advanced Scientific, insieme a questo vorrei utilizzarlo, ma ho una paura allucinante, ma vabbè. Aspettate, ok. Dunque, ragazze. Oggi sono stata in palestra, come sono stata dall'endocrinologo, come si chiama lui, non lo so. La visita è andata tutto bene, però devo ripetere la visita in un altro metodo, perché mi ha visitato con un rullino strano, una specie di come si chiama, qualcosa che non viene a mente la parola. Il termine specifico del medico, una specie di coso, di pallina che la muovi qua attorno a tutto il collo, ma non mi ha potuto visitare bene bene, e quindi mi sa che stavolta non dipende il mio caldo solo da quello che ha detto il mio endocrinologo, ma mi tocca andare dal ginecologo, perché? Per il semplice motivo che il mio caldo persiste dai peli che ho qua, sia sul mento, sia dal mio pizzetto che tutti i peli che ho. E vabbè, devo andare al ginecologo e farmi prescrivere qualcosa, oppure, non lo so, farmi fare una visita bella appropriata, sperando che non escano fuori cose strane da quella visita, perché cose strane cose volte che escono, nulla di che, però boh, non ne ho idea. E niente, quindi non ho idea di cosa possa essere la visita, e cerco di stare tranquilli, ragazze, perché così non posso fare altrimenti, ragazze. Mi riferisco al ginecologo che andrò, perché l'ultimo che sono andata non mi è sembrato un granché, mentre questo che dovrò andare adesso non so se andrò al Mater o dove andrò, però al Mater di Olbia sarebbe, che è un ospedale molto famoso per quanti sono bravi, però io preferisco più, non so, cosa preferisco io non conta, è importante, si sta poi scaricando la batteria, top. Cosa preferisco io non conta, però preferisco andare, anzi, cosa sto dicendo? Sì, vorrei scegliere un ginecologo. Ma non si può, quindi vabbè, niente. Me lo sceglierà là, se non lo so. Sì, lo so, sto dicendo delle fregnacce che non ce l'ho in terra, però, raga, speriamo che non mi capiti un ginecologo un po' strano, ma non credo. E niente. Cos'altro stavo facendo in questi giorni? Nulla di che, a parte dedicarmi un po' alla lettura, che male non mi fa. E niente, nulla di che. Quindi, che cosa volevo raccontarvi? Che questi giorni non ho ancora scritto nel quaderno, quindi mi dovevo trascrivere, che sono dal medico. No, vabbè, a parte gli scherzi. Sto cercando un quaderno che avevo da prima, ma non me lo trovo. Dove cavolo l'ho messo? Oh, vabbè, niente, non lo trovo. Vi giuro, avevo un quaderno che non so dove l'ho messo. Un'agenda, non so dove l'ho messa. Andiamo, beh, sono a posto, top. Perché, aspettate un secondo, vediamo un po'. Sì, eccola qua, l'ho trovata. Vedete questo quaderno, cose che non l'avete visto solamente una o due volte, non di più. E farò una testa tanta così, ma pazienza. Questo video vi beccate, questo c'è. Medium, che cos'è? Non, che medium d'Egitto? Music book, vabbè, non c'entra niente quello che c'è scritto. L'importante è quello che vi sta scritto qua. Questi sono tutti appunti che mi ha preso per i video, che tanto poi leggo e non leggo, nel senso che mi leggo ciò che devo
fare e parlare a voi su YouTube. Se ho degli appunti qua su YouTube è perché altrimenti non saprei come fare, perché come registrare registro a braccio, ma tante volte dipende quello che ho da dirvi, da rivelarvi. Preferisco appuntarmeli qua dentro per non dire fregnacce, perché le fregnacce so che a voi non mi piacciono. Già, devo dire la verità, mi fisso la cosa con le visualizzazioni, ma non mi può portare un bel niente le viso. Devo essere onesta con me e con voi soprattutto. Delle viso non me ne importa più niente, anche perché ho capito che non arriverò mai a livelli degli altri e sinceramente non voglio fare una testa tanta così per... Sì, per avere tante visualizzazioni, poi quanto mi importa la visualizzazione? A niente, anche se mi pagano qualche centesimo, che cosa, come, quando e perché, che cosa me ne frega di lei? Sì, è vero, i soldini fanno comodo a tutti, ma ho capito una cosa, i soldi non sono tutta la felicità. Quindi, tanto di cappello per me, se capisco e se cerco di capire e mi metto in testa che non ce n'è bisogno di avere tutte queste benedette, come si può dire, tutte queste visualizzazioni. Basta, vabbè, sì, è vero, un canale visto di più si ha visualizzazioni, ma se no chi se ne, dai. E niente. Comunque, in questi giorni vedrete qualche video di pulizie, non della mia camera, ma anche di altro. Non lo so se ci riuscirò a fare, non ho idea. Ci voglio provare, dai. E niente, intanto devo pulire anche la mia camera. Mi giro di là perché vedo che c'è dietro di me, dietro il mio bordello, dietro le mie spalle, c'è un bordello che non finisce più, perché non so più dove mettere tutti questi fili e filetti, questi cavi e cavetti del telefono o le cuffie e quant'altro. E quindi è perché c'è casino dietro di me. Vabbè, non ci fate caso, a parte la bajur che sta di là, ma quella la utilizzo solamente quando vado a dormire perché ho una paura boia del buio. Voi non lo sapete, ma è la verità, c'ho paura del buio, ma va come se non lo sapevate già. Sì, c'ho paura del buio, ho detto la verità. E niente, perché da quando guardavo quei benedetti video paranormali, non sono proprio una caccona, ma quasi, sono proprio fifona fifona. Quindi, e poi evitare di prendere un bel colpo solenne durante il cuore della notte per fare poi, come si può dire, avvicinare vicino a capire perché cosa sta succedendo quando io dormo. Ovvero, non mi viene in mente in gallurese dire come si può dire, no, affibia. Come si dice? Fatemi pensare. Sì, insomma, per non far preoccupare i vicini o i miei inquilini, i nostri inquilini, diciamo, perché mia nonna ha un affitto su casa nostra, quindi ecco il perché, come si dice, ecco il perché non voglio far preoccupare troppo mia nonna, ma neanche i vicini e gli inquilini, quindi preferisco tenermi la luce accesa e così, quindi la luce accesa è più rassicurante. La luce accesa, devo dire la verità, l'estrema verità. Sì, sto parlando senza capire perché parlo curiosa e strana, ma spero che voi mi capiate. Perché ci provo mille volte a parlare, va bene, nella vita reale riesco a parlare meglio di come parlo su YouTube, ma su YouTube è un divertimento, vi voglio rallegrare, anche se non sembra. Però ci voglio provare, ma non sempre riesco, ma mi piace molto, che ne so, cercare di non parlare solo di cose antipatiche, ma anche di cose che mi fanno stare bene, che mi tengono compagnia più che altro, perché sì, lo so, dovrei tagliare i silenzi, dovrei tagliare i momenti bui, che sarebbero dove me ne vado io, i momenti bui, vabbè, che sto dicendo? No, vabbè, ci siamo capiti, i silenzi sarebbero i momenti morti, ovvero tipo quando sto zitta, oppure quando me ne vado dall'altra parte all'altra, da una parte all'altra, tipo uomo di fantasma, anzi, come se non ci fosse nessuno, come un'anima in pena, vabbè, ci siamo capiti, comunque quando sparisco dalla scena della ripresa, sì, della ripresa,
del telefono, quindi non mi sarebbe il caso che i video non vadano editati. Li voglio editare, ma ogni volta è un problema editarli perché arrivano a certa ora. Avete capito bene che sono già fritta, cotta, sono stanca. Capirete bene che quando sono stanca non ce la faccio a fare altro, che proprio cado caputta nel letto, morta nel letto di sonno, ovviamente. È per questo che i video non li edito per niente. Se li edito, che non si capisce nulla dei miei video. E vabbè, questo niente. Quindi, ragazze mie, non lo so, ragazze, sembra un po' così. Non dico difficile, ma non riesco mai a montare i miei video. Sì, lo so, volere potere. Oh, santa pazienza, solo che perché non capisco co cosa c'è di difficile nel montaggio dei video. È vero, io li so tagliare, ma non benissimo. Cioè, dovrei tagliare solamente il silenzio, cioè dove io sto zitta, come appena detto prima, e tutto il resto. Può essere liscio. Vabbè. Liscio nel senso che è scorribile il viso. Come si può dire? Sì, vabbè, scorre il video. E niente. Ah, ne ho comprato nuovi dischetti struccanti, se non l'avete ancora visti. Questi. All'Eurospin abbiamo fatto la spesa, ma non abbiamo fatto il video. Non abbiamo fatto il video spesa perché ero troppo stanca io, non avevo voglia di fare il video svuota la spesa. Il prossimo che ci sarà faremo video svuota la spesa, promesso. Quindi sono maxi dischetti ovali con 70 pezzi di dischetti struccanti. C'è lato tonificante, lato struccante e lato che non lasciano pelucchi, vedete? C'è tanti tipi di versioni delle dei dischetti struccanti, si vede? Sì, spero di sì. Allora, questi sono appunto quello che ho comprato io. Eccoli qua. Sono grandi, sì, infatti ci stanno più o meno su tutta la faccia, anzi, senza più o meno. E niente. Cos'altro ho comprato poi? Ah, sì, le veline per pulire i pennelli o anche per una leggera la ridimensione del make-up, però per aiutare a non sporcarmi quando faccio, se faccio qualche fallout sugli occhi quando mi trucco o di fronte a voi, oppure quando non registro praticamente. Questi sono soft dischetti, no, sì, dischetti, ciao, soft dream, e sono fazzoletti multiuso 100% pure cellulosa, vedete? Questi qua sono utilissimi, ci trovo stra bene. Li metto qua perché non so altro dove metterli. Già, camera mia c'è poco posto. Se metto ciampusaglie che non c'entrano una mazza con i miei video, cioè con i video, scusa, con la mia camera. Sarebbe un bordello la mia camera, è un casino. Ciao. E niente. Ah, ci tengo a salutarlo. Mi ha scritto che mi ha chiesto di salutarlo. Anzi, anche io lo volevo salutare prima di tutto. E si chiama Pepe, qualcosa del genere. Non mi ricordo il nome suo. Mi pare che si chiama Pepe, vero? Pepi o Pepe? Vabbè, comunque un mio iscritto. Saluto, ciao caro amico. Ciao. Quello che allora mi ha scritto che mi ha che io se, che vi ho praticamente a tutti voi segnalato il libro di John Castel di John o John come si chiama? La damigella d'onore. Uno mi ha scritto che mi segue da tempo e tempo. Quando ho segnalato un certo libro di cui ne parlo da tanto tempo, da un bel po', ho descritto in breve il libro e come ha sentito sta storia del libro, che nelle faccio sempre una testa tanta così, si trova anche lì dietro, vedete? Se si vede da qui. E quindi ho deciso tranquillamente di segnalarvelo perché è un bel libro e fa tanta compagnia. Poi non solo, c'ha come città
è scorrevole e mi è stato detto che se l'ho divorato in un attimo, ovvero divorato significa che se l'ho letto tutto, quindi top, bravo, grande, hai fatto bene. Anche perché è un libro comico, simpatico e oltre che non so se dire drammatico o meno quel libro, però è di una piacevolezza incredibile da leggere, ma anche si fa scoppiare dalle risate. Ed è tutto troppo bello. Vabbè, comunque niente, lo saluto questo mio iscritto, scusatemi un po' per la pappardella che c'è stata prima. Poi mi riferisco a delle persone che non voglio dare visibilità. Comunque niente, non torno più su quell'argomento. E inerente invece, scusate. A quello che vorrei fare in questi giorni è fare tanti video, tanti. Anche se non sono fatti bene, non fa nulla. Sì, è vero, poi amiche mie mi dite sempre, tu vuoi fare visualizzazioni, però poi ci chiedi consigli e il risultato è questo. Sì, è vero, avete ragione. Ve lo dico non solo in privato, ma ve lo dico anche pubblicamente. Mi piace fare video per farmi compagnia, lo ammetto, e quindi non voglio mettermi troppo, come si dice, troppo, non voglio mettermi troppo stress per i video. E poi ho contattato anche una mia amica qua, sempre su YouTube, ma non su YouTube, ma direttamente in privato, e ho detto che volevo fare un'azione un po' poco carina nei confronti del mio canale YouTube, e le ho detto poi te ne penti, lascia perdere quello che puoi fare perché così dà la soddisfazione a chi, sapete voi, a chi non ti sopporta. Invece se io me ne frego altamente, vado avanti per la mia strada, che gesto di fare? Chiudere il canale. Non lo chiudo, perché se lo chiudo soddisfazione a chi mi vuole insultare, a chi preferisce che io, se avete capito, che io non resto più su questa piattaforma. A me non me ne interessa niente. Io continuo perché mi piace continuare a fare video su YouTube. Poi, se a voi non vi interessa guardare, a quelli che non voglio dare visibilità perché non dico manco il nome di chi mi insulta di tanto in tanto, a gratis, ovviamente, perché c'è il tempo di stare lì a rompere le balls, ma basta, non dico più nulla. Basta, me ne frego e continuo a fare video come se non ci fosse un domani, belli, brutti che siano, me ne infischio altamente di chi mi insulta di persone che non capiscono, ovvero. Sì, vabbè, lo dico, gli haters ce ne saranno e ce ne saranno sempre. Ma io lo so, non sono capace di truccarmi. Oppure, anche se sono capace di farlo, oppure faccio video che non mi piacciono agli haters, faccio video di quello, di quell'altro, e non ho, ho 25 o qualche cosa, like, non lo so quello che è, visual o iscritti. Non me ne frega, io video li faccio perché adoro farli. Poi se a voi non mi piacciono, prego, quella è la strada. Andate ad altri canali e rompete le borse ad altri. Semplice, no? Più semplice di così si muore. E niente, ragazze. Il prossimo video sarà un video su altro video che criccio, sempre come questo, ma sui prodotti finiti. Mini video, ma breve. Non molto breve, una pena. Cos'altro volevo dirvi? Che praticamente non so quanto riuscirò a registrare questi video qua perché allora adesso non mi ricordo che ore sono. Aspettate un attimo. No, non posso toccare niente. Se tocco qualcosa mi si interrompe la registrazione. Non per caso. Ciao. Sì, sto dicendo, se provo a guardare l'orario, magari mi si interrompe la registrazione, boh, non lo so. Quindi niente, ragazze, allora, cosa vi volevo dire? Che nei prossimi video, oltre a fare video di pulizie,
Vi porto come a fare videoblog, cioè a fare, non solo questi video fatti in casa, anche videoblog in giro per Palau, sempre se si può, se no non ve faccio di videoblog per Palau, non lo so, vediamo, non ne ho la più pallida ideuzza, boh. Perché ci sono sempre problemi quando faccio videoblog per Palau. Non vogliono mai essere immortalati certa gente. Ma che ti immortala a te? Ma che cacchio ti immortala? Voglio dire io, boh, ma che cavolo vuoi da me? Boh. E niente. Quindi, non vi preoccupate se io non ho visualizzazioni, pazienza. Non vi voglio fissare troppo le visual, già se ne sono accorte altre ragazze che sono fissata con le visual. Lo so, non va bene, me ne rendo conto, non va per niente bene. È un modo in più per ammalarsi, scusate il braccio. Non va bene che continuo a fissarmi con le visualizzazioni, con la visibilità, perché se arriva la visibilità, bene, e se no, la consia con sa, pace. Consia con sa, e con sì, con sa, scusate, io che vorrei dire. Se va bene, bene, se no, non è che posso arrivare che tutti gli iscritti che ho mi guardano il canale, non credo i video come li guardano. Forse alcuni sì, ma non tutti credo che mi guardano il video, perché se non, almeno che io non vado a loro a commentare. Se vado a loro a commentare, forse sì, e se no, non è perché ho commentato loro devono per forza venire da me. Parlo dei miei iscritti, non solo i miei iscritti, anche non iscritti. Che fanno altri video anche loro. Tipo, parlo da altri YouTuber come per esempio Clio. Clio non credo che verrà mai da me. Ma sinceramente non fa niente, non importa, non è questo il fatto. E poi non cerco visibilità da tutte, cerco visibilità per me stessa, ma basta. Non mi interessa neanche saperne di visibilità. Poi non mi interessa neanche diventare chissà chi, tipo la youtuber di chissà quale cosa, ma che cosa, ma dove voglio andare? Non mi importa, non mi interessa. Io mi voglio fare video per divertimento, poi quello che sarà, sarà, come si suol dire. Cioè, non è che devo per forza pretendere troppo. Quello che è, quello che non è, pace, amen, finisce lì. E niente, è così. Ciao. Comunque, cosa volevo dire in tutto questo video? Sì, lo so, non devo fare i video troppo lunghi. Chi vuole li guardi i video troppo lunghi? Che no, a meno che lì pazienza, pace. Non fa nulla, non è un... Vabbè, o ve li guardate a pezzo pezzo, come ho sentito da altre mie amiche in privato, oppure sì, dico in privato perché mi sento anche in privato con altre amiche e mi consiglio anche quelli che consiglio che riesco a prendere, non sempre. Sì, perché ammetto che io provo a metterlo in pratica, ma non ci riesco, non perché non voglio, perché non sempre ho il tempo. Sì, sembra che ho tempo, ma quel poco tempo che ho non riesco proprio a concedermelo, perché non è questione di volere, è che non ho proprio tempo materiale davvero certe volte. Ci sono dei giorni e dei mesi che non ho tempo manco di, che ne so, di truccarmi perché voglio andare alla spesa. Mi do appena un accenno di pettinatina alle sopracciglia e di ridefinizione alle sopracciglia e poi scappo alla spesa. Non è sempre che mi trucco io, ecco perché. No, lo ammetto veramente, è così davvero. Comunque, a parte questo, cosa che vi sto dicendo, aperta e chiusa parentesi, cosa volevo dirvi? Che volevo segnalare che. Segnalare si fa per dire che. Yepoda mi piace, sì, avete capito bene, Yepoda mi piace, mi interesserebbe, mi avete incuriosito con questi video di Yepoda, solo che però al momento preferisco, ribadisco, preferisco utilizzare i prodotti che conosco io, anche se ho un siero, ho due sieri, uno contorno occhi e l'altro viso, eccetera, ma al momento anche se li dovrò testare. Prima o poi parlo di questo qua. Ve la faccio rivedere questo. Sì, lo so che vi romperete le balls, ma è così. E anche dell'altro di Guvi, o Giuvi, come si chiama lui, Guvi. Sì,
Non ce la posso fare, ragazzi, scusatemi, ma troppo dovrò andare a bere un po' d'acqua. Comunque, Yepoda, non so se lo testerò mai, non so se ne potrò avere mai l'intenzione di acquistarlo, cosa, fisicamente, perché prima voi non avete neanche la più pallida immaginazione, non voglio offendere nessuno altro qua, perché... ho tanti prodotti davanti a me e anche qua sotto che voi non avete manco idea di quanti prodotti abbia, prima da testare e soprattutto da terminare, perché non li ho manco incominciati che li devo già incominciare, appunto. Li devo iniziare, devo aprire tutto, ma se ho paura che parte il pao, come per il mascara, le cremine, che ne so, il fondotinta, eccetera. Quindi... è un casino, ragazzi, è un casino aprire tutti questi, come si dice, tutti questi prodotti che ho, quindi piano piano arriveranno anche i prodotti da testare qua sul canale, perché anche se mi arriveranno insulti. Ecco, brava, mi ha detto, infischiate, continuare avanti per la tua strada, e se qualcuno mi dice beata convenzione, non ti dico dove te ne devi andare. Haters, ok? Lascia perdere. Sì, lo so che sono una maleducata e cafona con gli haters, ma anche se le do visibilità, pazienza, ma per farvi capire che non me ne può fregare di meno di voi. Haters, appunto. E comunque non smetterò mai di fare video. Finché questa piattaforma esiste, non smetterò mai di fare video, punto, basta. Lo so che sono pesante per alcuni di voi haters, ma per molti io non lo sono. Comunque, io adesso vi saluto perché mi si sta chiudendo la batteria. A dopo. Ah, ciao. Allora, eccomi, sono tornata. Avevo la batteria scaricatissima del telefono. Speriamo che tenga. Sì, che tiene. Certo che tiene, scusate. Allora, stavo registrando il video del vlog che criccio. E nel frattempo si è scaricata la telecamera, ovvero il telefono si è scaricato. Comunque niente, nulla. Vi stavo dicendo, Yepoda mi piace, mi avete incuriosito tutti con tutti quei video, però non so quanto riuscirò, quando riuscirò, quanto, quando riuscirò ad apprendere un prodotto di Yepoda, proprio per il motivo che... ho troppi prodotti ancora da incominciare, soprattutto da utilizzare, cominciare a utilizzare, sì, cominciare ad utilizzare. Ecco il perché non so ancora come cavolo fare per poter comprarne uno nuovo. Quindi al momento tutto quello che ho in camera lo voglio terminare, poi ricominciarne degli altri, come ribadisco perché mi sono ascoltata un altro pezzo di video che avevo prima, che è durato un sacco di minuti e secondi. Mascara, fondotinta in campioncini, mascara che non è un campioncino ma mascara proprio presa da Pink Panda, poi le palette e tutta quella roba che ho, non è che la finisco in un giorno, però voglio farvi nuovi trucchi alla portata di... non di tutti, però farvi trucchi che mi possono piacere a me, ma soprattutto, non dico solo a me, anche a voi, ma vabbè, se poi non piacciono, anche lì dico pazienza. Però speriamo bene che mi riesca di fare tutti questi video che voglio io. Voi dite, perché voi dite, adesso mi chiederete senz'altro, perché lo so. Perché tutti questi video e non ho fatto bene? Sì, lo so, avete ragione, però... come mi è stato detto da parecchie persone, fai quello che ti senti di fare, in effetti farò quello che mi sento di fare, perché io sono troppo testarda, sono testarda e pigra, come mi dice mia madre, ma anche e soprattutto perché sono testarda, una vera testarda, come i sardi, perché sono sarda e ovviamente da buona testarda che sono, da buona sarda che sono, mi intestardisco a fare quanti video voglio, perché mi piace e mi fa star bene. Voglio via lo stress, via tutto e facciamo video a manetta. Anche se le visual non arrivano, pazienza. L'importante è cosa? Divertirsi. Appunto, non cerco altro che solo il divertimento.
Poi se dovesse arrivare qualcosina a YouTube va bene, se no, appunto, ripetisco, sono ripetitive al lavoro, lo so, prendetemi così per come sono. Pazienza. Non voglio stressare troppo. Poi arriveranno anche video di ginnastica se riesco, ma non è detto, ci voglio provare. E poi arriveranno anche i video, tanti tanti altri video di vlog fatti in casa, non come questo sto solo qua seduta. Il video mi aiuto mia nonna, dove pulisco, dove faccio qui e là. E forse vi beccherete anche qualche video di bisticcio, cioè non bisticcio brutto, dove discutiamo con mia nonna del più e del meno. Quando devo fare le cose, lei intanto mi, non dico adesso che mi sta addosso, ma che mi dice bene come fare le cosine fatte bene. Perché non è vero che mi sta addosso, lei è brava, mi vuole bene. E vuole capire se le faccio bene le cose o se le faccio maluccio, per non dire altro. Quindi, come dire, tu keep calm perché prima o poi arriveranno le cose da fare. Anzi, le sto già facendo le cose, però preferisco di più cercare di prendere qualche minuto di video, di video, qualche minuto di divertimento e fare le cose con voi, perché oramai, perché ci sono su YouTube da anni, perché mi diverto, ma soprattutto perché mi sono resa conto che oltre a variare qua, a variare poco qua su YouTube, non sto variando più sul fatto che voglio registrare anche nuovi contenuti, come anche contenuti come stare con mia nonna, appunto. E niente. Cos'altro volevo dirvi? Niente, che sperando questi video vi possano piacere e se fosse così vi chiedo per cortesia di mettere un bel like, o anticipato o non anticipato, commentare con un commento quale volete voi, senza, sì lo so, non insultate mai, ma c'è chi insulta, c'è chi lo fa e me ne prenderò atto perché sapete cosa faccio quando qualcuno mi insulta? Blocco, cancello e non solo. Cioè, no, non pensate mai, non vado alla polizia postale. Perché tanto, anche se fai così, cosa succede? Niente. Non le fanno un cavolo. Credo, almeno, non lo so. Però preferisco prendermela, non dico con me stessa, ma più che altro dire, ma sì, faccio una risata, ma neanche risata perché ci sarebbe solo a mettersi le mani nei capelli quando succedono queste cose, queste boiate di gente che non sa stare al suo posto qua su YouTube. Basta, adesso sono troppa visibilità, quindi andiamo alle mie cose. Allora, che trucchi vorrei fare? Come trucchi vorrei fare un colore sull'opaco, non lo so, non ne ho idea proprio. E da un bel po' che non sto più utilizzando trucchi qua su YouTube, se non. Perché la stessa palette è un po' scoccia, lo so. Sì, sto tirando fuori la pupa perché l'adoro, è troppo bella. E oddio, mi sembrava che si stava rompendo, invece no. Oddio, quanto è bella questa palette! È di una spettacolarità incredibile. Aspettate che vi metto la scatola di fronte, così non avete il disturbo dello specchietto. Aspettate, ve la metto così, sì. Vedete che bella che è? Oddio, mi stavo cadendo, vabbè. Questa è tutta la bella palette di colori che ci sono, troppo bella, vedete quanto è bella? È bellissima, adoro, troppo bella. I colori c'è da sbizzarrirsi, sì, lo so, la pupa non è il massimo, ma non è vero che non è il massimo. Se poi la sapete utilizzare bene, bene, ma a me non mi dispiace, questa pupa è bella, anche per quanto riguarda i colori accesi, non sono molto colori accesi alcuni, ma non mi dispiace neanche così come sono. Allora, questi sono la terra, credo che sia. Sì, uno dei tanti è la terra e l'altro è il blush. Il blush è troppo bello, wow, è fantastico, adoro, troppo bello. Già. E nulla, poi qua c'è lo specchietto, già si vede che c'è lo specchietto, si vede che c'è lo specchietto.
No, non si vede, aspettate. Ok, vedete già, c'è lo specchietto. E poi, questo è tutti i bei colori che c'ha. Vedete? No, non si vedono mazza. Così, sì. Ah, così sì che si vedono. Sono bellissimi, adoro. Questo soprattutto, qual è questo qua? Sì, questo è bellissimo, adoro. Mi piace da morire. E con questo vi volevo dire, questa palette ci fa un sacco di trucchi, appena ne avrò voglia. Ma cosa c'è qua dentro? Aspettate un attimo. Voglio capire cosa cavolo c'è qua dentro. Ah, non c'è niente, ok. O non si apre, è fatta così. E va bene. Credevo che ci fosse un altro tassello, invece no. E vabbè, niente. E ci fosse un altro scompartimento, invece no. Poi voglio utilizzare quello della Douglas e ce l'ho lì dentro, ma adesso non lo tiro fuori perché sennò faccio un casino che non ce n'è più. Poi per fare la skincare utilizzerò questo guanto qua, che non è un guanto ma è una specie di... L'ho preso su Look Fantastic, che oramai non mi interessa più fare ordini online perché poi sapete i corrieri come sono, buttano tutta la rinfusa, proprio una cosa spregevole alquanto. Non si parla male dei corrieri, ma c'è chi ne parla male, quindi perché non dire la mia opinione anche io? Sì, è vero, buttano le cose in una maniera allucinante, allucinantissima, e quindi no, compro fisicamente stavolta e mai più online. Sembra che non compra mio zio per me online, allora va benone tutto, va bene tutto. E quindi questo è un... Aspettate se mi riesce di tirarlo fuori. Sì, una specie di guanto che lo mettete così. Come cacchio è questo? Vabbè, comunque avete capito. Della glove, non so come cavolo si chiama, vedete. Aspettate, ve lo faccio vedere, ok? Vedete qua? Sì, questo. E niente, quindi questo è un guanto che voglio farci tanta skincare con questo, tanta, quella poca che mi faccio tanto tanto, vedete? Molto bello, sì. Ora questo lo lascio qua e vi faccio vedere un'altra palette che con tensione, aia. Cos'ho qua? Niente. Scusate, ma avevo qualcosa nell'occhio che non capivo cosa cavolo era, ma va bene. Makeup Revolution, mamma mia, quant'è opaca questa palette, ma non importa. Questo, anche questo c'è lo specchietto, questo qua, vedete cos'è? Sì, lo so, vedete tutto il casino che c'è dietro e anche sotto la scrivania, ma vabbè. Questi sono tutti gli ombrettini, vedete? No, non si vede così. Aspettate che li metto così. No, ok. Questi sono tutti gli ombretti. Sì, se faccio così non si vede la mazza. Vabbè, ci siamo capiti. Sono tutti gli ombretti che potete vedere voi. Con questi colori ho intenzione di fare parecchi trucchi. Parecchi. Quei trucchi che voglio fare io di solito, un po' più scargianti, ma neanche. Vabbè, qualcosa mi verrà in mente. O voglio fare perché i trucchi? Non vi aspettate che faccio subito trucchi perché non lo so. Però ci voglio provare a truccarmi un po' con questi trucchi. Con questi ombretti, diciamo. Sono belli, mi piacciono. E non puzzano neanche ancora, quindi vanno bene. Vanno benissimo, vanno. Molto bene, sì. Questo quanti colori c'ha? Non si capisce. Flawless 4 questo, vedete? Flawless 4. E niente. Bene. Appoggio qua. Ah, l'altra volta non in farmacia. A Sapone Profumo hanno dato questa pochette per la spiaggia, che non so come farvela vedere, però della questo scritto Leo Crema. E poi un cuscino che lo metterò sotto la testolina quando ho troppo caldo, che sono stanca, ecco qua, e niente. E questi ci metterò tutte le mie belle protezioni solari, e non solo, forse anche il cellulare, vediamo. E niente, questo è quanto. Bene, allora qua dentro non c'entra niente.
Ah, la provo a vedere, aspettate un attimo. Queste creme qui, questa è della Yves Rocher, sono tutti i campioncini che mi state regalate da Stefani, penso, non erro, non mi ricordo più. La Stefania da Rita Cosmetica, perdono ma non mi ricordo più veramente. Scusami, non lo faccio apposta, giuro. Poi. Questi sono tutti di Stefania. Questi lo stesso di Stefania. Sì, lo so, è vero, hai ragione, non li ho ancora utilizzati. Cosa sto aspettando? Hai ragione, lo so. E nulla. Poi questi invece sono di mia madrina. Perché questi qua della Just, che ho sentito dire che l'ho visti anche in un video vlog di Mumulu 87-97, poi 87, non mi ricordo, perdonami il nome, insomma, di nome amica di YouTube, Just, e questo qua è un gel idratante, ultra idratante, stella alpina, rosa alpina e ginseng indiano, che sinceramente non credo che utilizzerò mai. Perché? Perché sinceramente non ho idea se riuscirò mai a, come si dice, a volerlo utilizzare. Prima di tutto una paura fotonica, non lo so se riuscirò mai come si dice, ad utilizzarlo. E la stessa cosa equivale per, non lo so. Allora, le maschere le devo ancora utilizzare, non parlo delle maschere insomma regalato a Rita, ma sono altre le maschere. Ah, anche questo, vedete, questo è della Just. Questo, che cavolo, ma mia madrina cosa cavolo le gira per la testa? Sì, lo so, lei è brava, per l'amor di Dio, però se ti dico non darmi cose che io poi non riesco a utilizzare, ho paura di utilizzarle perché ho avuto proprio un evento spiacevolissimo ad utilizzare certi prodotti. Ok, di prima, o ti assicuri che non sei allergica, non sono allergica a nessun prodotto, però ho sempre paura, come ribadisco sempre, non ho voglia di schiaccicarmi sulla faccia, piantarmi sulla faccia, cose che potrebbero nuocere il mio viso. No, non è il caso, non è il caso per niente. Gommage, gel, scravo in gel, non è male, dai, lo potrei provare, anzi lo devo provare assolutamente. Un attimo e lo metto a posto questo, ok. E niente. Poi cosa ho preso? Delle spugne che ho intenzione di mettere in uso. E sono quelle spugne a forma di macarons. Avete capito quali sono? Sì, credo di sì. Allora, qua altri campioncini, come potete ben vedere. Sì, lo so, vedete che sono quelli campioncini. Quello lì che vedete è questo qua. E un dopo sole, gel doccia dopo sole, credo. Allora, occhi, viso, capelli, tutto, corpo anche. Però questo è quello che più voglio mettere in testa su strada a fare un get with me con voi, ok ragazzi? Un get with me con queste spugnette. Il resto, che cavolo è questa roba? Ah, ho capito. Il lip gloss di Ofidra, vedete, ce l'ho ancora qua. Non credo di averselo più, invece ce l'ho ancora, va bene. Non credo di averlo preso quel jet, quella specie di lip gloss di Ofidra. Comunque niente, ragazze. Cos'altro volevo dirvi? Ah sì, ne ho preso dai cinesini, e vedete, sempre questi cinesini. Eh sì, sono gli unici che mi soddisfano quando come qualcosa fisicamente. Gli unici, come se non ce ne fossero altri negozi. No, vabbè, guardi, scherzi. Ho preso questo cavo qui per il microfono, perché anche quando non uso il microfono non è nulla di che, però è nulla di che nel senso che si sente bene lo stesso la mia voce. Quando voglio fare un video ASMR, anche un video vlog per Palau, ma che quando non ne faccio in giro per Palau, perché mi vergogno come una ladra a fare i video in giro per Palau, preferisco farlo in casa, ogni tanto mi voglio dare la passaggio, voglio utilizzare questo microfonino, vedete? Questo microfonino che è utile, anzi è un jack per cuffie oppure addirittura per il microfono. Quando non può entrare nella presa del telefono, questo qua lo inserisco tra il microfono e il jack per l'adattatore del telefono, esattamente, o via, sì. Così è, già. Poi
Ora lo ripongo dov'era. Ah, ho rimesso quella custodia un po' zozzina, ma non importa niente, perché tra l'altro acchiappa bene tutto il telefono, questa è un po' mollicina, ma vabbè, la uso così per bellezza quando voglio stare in casa, perché fuori non la porto, perché ho paura che mi possa scappare il telefono da questa cover, un po' mollicina, boh, non lo so come dire. Mollicina vuol dire un po' troppo molle, troppo leggera per il telefono, quindi lo utilizzo solo quando sono in casa. Comunque questa è bella ed è carina, comoda quando devi stare lì a chattare o cose. Comunque vabbè, presa dai cinesi, costava 5 euro, torno alle 5 euro, non di più. Mentre quella borsa che avete visto pochi giorni fa, che vi ho fatto vedere, sì, quella tracolla carina, quella borsa tracolla, quella borsa nera, ve la faccio vedere? Sì, aspettate un secondo. Allora, quella borsa tracolla era questa qua. Oddio, boh. Ok. Questa borsa tracolla era questa. Vedete qual è? Che mi è piaciuta anche tanto. Era questa la borsa tracolla, bellissima. Adesso ne sto usando un'altra che è quella di mia madrina. Me l'ha comprata per il mio compleanno. Comprata, regalata per il mio compleanno. O per Natale, non mi ricordo. Comunque, non fa niente se non mi ricordo. Questa qua l'ho voluta prendere perché volevo una piccola, piccola, spaziosa. Non molto spaziosa, non molto spaziosa, una via di mezzo, insomma. Comunque, questa qua mi piace tanto. E io o la faccio così, la utilizzo, o la utilizzo così. Sì, la faccio così, come sto dicendo. O la utilizzo così, oppure la utilizzo a tracolla, che è più comodina, più comoda, diciamo. E niente, faccio vedere un'altra che, appunto, vi dicevo, è di mia madrina. Allora, qua c'è un sacco di cose che non te le faccio vedere, però questa è la borsa di mia madrina con un ciondolo che vi è appiccicato su, vedete? Perché ecco qua il cuoricino, vedete il cuoricino bellino, vero? Un ciondolino. E qua, come vedete, ci ho messo il mondo, già c'è il mondo dentro. Sì, la busta c'è, non è perché c'è per imbottire la borsa, è perché mi serve per andare a fare la spesa e altre cose. Sì, la potrei anche rimpicciolire, ecco, faccio in diretta con voi se volete, così non diventa troppo. Aspettate un attimo, la faccio troppo casino e non mi sentite, ovviamente. Vedi, così non riesco ad impicciolirla. Vabbè, fa niente, fa niente. Ok. E vedete qua cosa c'ho? Aspettate, adesso ci riesco. Il mondo, vedete, c'è di tutto e di più. Non porto trucchi. Scusate, ho dovuto interrompere perché tutte le volte è così, però vabbè. Allora, questo è il la borsa, scusate, mi stavo interrompendo, non stavo riuscendo a capire cosa volevo dire. Comunque niente, cosa vi volevo dire? Questo c'è, non porto i trucchi, sapete perché? Oltretutto non mi sta tutta la borsa, tutto quello che ci voglio mettere dentro. Però da una parte è meglio, dall'altra è peggio, perché quello che ci devo mettere ce la devo mettere in un'altra borsa, ce la devo mettere, inserire in un'altra borsa che serve quella nera, una che non lì di là. Ve la vado a prendere, aspettate, così capite meglio di cosa sto parlando. Allora, se ci mette trucchi e altre robe, come per esempio tutto quello che metto di mondo intero, di cose che ho dentro. Mondo intero serve per dire, diciamo, compariamo. Vedete cosa voglio dire? Qua dentro ci potete mettere di tutto, qua dentro. Mentre se io ci metto anche i trucchi e altre cose varie, ci sta di tutto e di più. Io sto pensando che ho messo il mio benedetto, come si chiama? Il ciaone. Come si chiama? Il polivetro, cioè non il polivetro, perché ho visto che la telecamera è un po' zozza, vabbè, non importa.
Comunque questo qua, vedete cosa c'è dentro? Nulla. Però se la vado a riempire di varie cosine, portafoglio, di tutto e di più, ci sta. Solo che questa qua è ingombrante e mi accomoda. Non tutto mi è ingombrante. Non tutte le borse sono ingombrante, ma quella in particolare sì. E qua c'è una taschina che non è finta, ma è aperta. SMR che ho fatto. E questa qui è comodissima per metterci documenti, cose varie, anche il cellulare o le chiavi, quello che volete voi. E nulla. Ah, a proposito, non vi do, perché da un bel po' che non lo faccio, è vergogna, lo so. Ho lavato i miei benedetti pennellini, quindi top, mi piace. E finalmente ho lavato anche la spugnetta, che era zozza, che non ne poteva più, vedete? Non è proprio pulitissima, però l'ho dato una bella risaponata, una bella risciacquata per 3 o 4 volte. E adesso si può dire che è bella pulita. Top, grande, grande, vai. E niente, comunque sto continuando ad utilizzare questo benedetto coso qui, coso. Questo profumo che mi sta piacendo da matti, che adoro, è la mia salvezza quando voglio profumare in gran gioia, è vero, in tutto il mio splendore. E questo adoro, perché mi piace da matti. Già. Niente, poi come smalto vi ribadisco che utilizzo sempre l'Eufitra ed è strabuono e fa delle unghie spettacolari. Niente. Bene ragazzi, questo era tutto. Il prossimo video ci sarà o dopo o sì, o dopo, vediamo. Non lo so ancora, ok? Bene. Ciao, like, commento e se vi va attivate la campanella se vi iscrivete. Ciao! Zombie apocalypse.